Oggi parliamo di un tema sicuramente caro e sensibile a tutti voi, che sono i rallentamenti che possono esserci in rete durante certe ore del giorno. Perché accade questo? Beh, pensate che negli ultimi 2 anni c'è stata una crescita importantissima dell'utilizzo dello streaming su internet. Ormai sempre più famiglie, sempre più utenti guardano la televisione attraverso la rete. E quando è che si guarda la televisione? Tipicamente dopo cena. E infatti è qui che ormai si concentra la maggior parte del traffico. Pensate che nelle 3 ore serali, che vanno dalle 20:30 alle 23:30, c'è ormai il triplo del traffico che c'è al mattino o il doppio del traffico pomeridiano. Facendo un po' un esempio con altre tipologie di reti, sono gli stessi problemi che abbiamo sulle nostre autostrade al mattino o alla sera quando andiamo o torniamo dal lavoro. In tangenziale alle 7 del mattino c'è un po' di coda. Ma questo perché? Perché c'è un momento molto concentrato dove tutte le auto sono sull'autostrada e bisognerebbe avere in quel momento un'autostrada con 15-20 corsie solo per non avere la coda in quell'ora. E nella rete bisognerebbe fare la stessa cosa, cioè avere una capacità di banda in rete per soddisfare quelle 3 ore a pieno, che da un punto di vista economico è molto difficile da giustificare. Noi comunque ci stiamo dando assolutamente da fare, continuando a inventare nuove soluzioni per far sì che anche la sera ci sia una velocità della rete sempre molto sostenuta. Quali sono queste soluzioni che abbiamo in mente, di cui poi vi parlerò in maniera approfondita nelle prossime puntate? L'EoloWave Cube, l'EoloWave G, il router blu e il progetto Maestrale. Grazie e alle prossime puntate.